sono tanti brasiliani nella meta. In meta Catania? Sì, Bocao, Salomone, Gianluca, Tim, Portiere, Movimento. Ma tutti brasiliani o... No, c'è tre brasiliani e altri... Non c'è due brasiliani? Sì. Bocao e Gianluca. Signori, buon pomeriggio dal Pala Catania, buon pomeriggio per quello che comincia ad essere il grande futsal italiano con i momenti giusti, quelli targati playoff, quelli verso la corsa, verso il tricolore, lo scudetto, le vedete, le due squadre che fanno il loro ingresso in campo davanti agli oltre 2000 spettatori del Pala Catania, già tribuna centrale stracolma, altra tribuna alle spalle dei giocatori che si riempie sempre di più, e attenzione perché sono anche tra poco attesi i tifosi del Catania. Calcio qui al Pala Catania per far tremare sempre di più l'impianto rosso-azzurro. Le vedete già schierate le due formazioni in campo, la meta Catania contro Eco City Genzano. L'equilibrio è stato il grande ingrediente della sfida tra le due formazioni, sia nella gara d'andata che nella gara di ritorno. 1-1 in entrambe le occasioni per due squadre veramente forti, due squadre che possono andare avanti con grande prepotenza verso le semifinali. Cercheremo di scoprire chi avrà la meglio in gara 1. Vi ricordiamo che la sfida dei quarti di finale, come quella di tutte le altre, si giocherà al meglio delle tre gare, meta che comincia qui in casa perché è arrivata al quarto posto, quinta Genzano alle spalle, seconda gara che si giocherà proprio a Genzano e poi gara 3 eventuale, la bella, proprio qui ancora al Pala Catania. Ma andiamo a scorgere le formazioni. Andiamo a scorgere i roster delle due squadre con la meta Catania con Tornatore, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Gianluca, Salomone, Gaetano Musumeci, Bocao, Tim, Carmelo Musumeci, il capitano, Anderson e Manzervigi. Eco City Genzano con Mammarella, Osni, Romano, Gastaldo, Pina, De Oliveira, Bissoni, Fantacele, Lo Cicero, Barra, Luizigno, Pernarella, Pedrigno e Di Ponto. Questi i due roster, tra poco scorgeremo quali saranno le scelte dei due allenatori. Vi ricordiamo la meta Catania, la vedete inquadrata, la formazione allenata da coach Quanra, mentre stravolgimento in casa Eco City Genzano nelle ultime ore, negli ultimi giorni, con l'arrivo di Marco Di Fazio sulla panchina di Genzano. Foto di rito anche per Genzano che giocherà con la maglia bianca. Vedete il super portierone Mammarella che è stato grande protagonista della gara qui al Pala Catania, terminata 1-1, dove ha preso tutto. E adesso il minuto di silenzio prima dell'inizio della gara. I morti sul lavoro di Casteldaccia, un minuto di silenzio da parte di tutto il Pala Catania. L'applauso del Pala Catania per qualcosa che purtroppo ancora
di attualità nel 2024 e che speriamo possa essere lenito nel corso del tempo con provvedimenti ad hoc di tutela verso chi ogni giorno vuole solamente fare il proprio lavoro. Ma intanto ci siamo, Mammarella tra i pali, Lo Cicero, Bissoni, poi De Oliveira, e roster completato da Luizinho, proprio lui in possesso. Meta Catania che comincia invece con Tim tra i pali, poi Bocao, Dialluca, Carmelo Musumeci e Anderson come pivot centrale. Attenzione allo Cicero, la chiusura di Dialluca, rimane De Oliveira, pallone dietro, attenzione a Luizinho, la grande chiusura di Carmelo Musumeci, parte il contropiede della meta, Mammarella spazza via subito, incandescente la partita, si comincia così, gara 1 dei playoff, scudetto qui al Pala Catania. Bocao, profondità, Dialluca, non se la sente di calciare, poi il pallone in mezzo, Mammarella, ancora Musumeci, Dialluca cerca spazio, chiusura da parte di Bissoni. Subito elettrica la partita, la calcia Bocao, il pallone si alza troppo alle stelle. Luizinho, attenzione alla pressione, Bissoni, poi Luizinho butta fuori perché la meta pressa bene. Ancora pallone lungo, controllato ancora dal numero uno di Genzano che poi con la mano prova lungo, Carmelo Musumeci limita il tacco verso Dialluca, ha capito tutto Luizinho, mette il pallone in fallo laterale, la meta c'è, la meta pressa, sospinta dai 2000 spettatori del Pala Catania. Bocao, Musumeci al volo, la mette fuori, Bissoni al posto giusto, al momento giusto, riparte ancora De Oliveira per Luizinho, ancora Bissoni e Lo Cicero, ex Meta Catania, lui è cresciuto proprio nelle giovanili anche della formazione rossoazzurra. Anderson col fisico due volte, poi lo ferma Luizinho, si sgomita. La carica tra i due, il fallo di Anderson, primo fallo della gara, 18 e 26 da giocare sul crono. Ancora nessun cambio, si scaldano però tutte e due le panchine, la partita apertissima, l'abbiamo detto, lo dice e lo dicono anche i numeri, proprio due squadre praticamente identiche, qualche correttivo particolare, il fallo di Lo Cicero, siamo 1-1 sul capitano Carmelo Musumeci che lascia spazio adesso al bomber Michele Podda, lui che ha messo dentro in campionato 22 reti. Bissoni vuole che la sua squadra esca dalla pressione, Mammarella anche, cerca subito palla nella metà campo avversaria, la palla però finisce direttamente sul fondo. Ricordiamo che la Meta Catania ritrova anche in panca Sebi Tornatore, che è tornato abile e arruolabile,
Quandra ha preferito però Tim le soluzioni anche palla al piede che riesce a dare. Bisson intanto va ad anticipare Anderson, poi anticipa anche Podda, poi lo scontro tra Podda e De Oliveira, il fallo, non c'è fallo secondo l'arbitro, deve spazzare via Bocao, ma la trattenuta era abbastanza evidente di De Oliveira nei confronti del numero 2 rosso-azzurro. Bella cornice di pubblico al Pala Catania, dove anche le tribune laterali adesso cominciano a riempirsi. Lo Cicero, Luizinho, perpendicolare ancora Lo Cicero, raddoppiato da Dialluca, la recupera Podda, la gioca Bocao, ragiona Tim, lungo, chiude Bissoni, poi il tocco solo per un momento di De Oliveira. Riprende a manovrare la meta Catania. Tim, bella la verticale, Gianluca frenata, dentro Bucao! Mammarella, col piedone, c'era Anderson, anche libero. La chiusura di Bissoni, adesso è in difficoltà Genzano sulla pressione della meta che continua a pressare, Podda, ancora il tiro, rimpallato, rimane in avanti la meta Catania. Tim la gioca lui, supera già la metà campo avversaria, prova la conclusione, è scoppiato il Pala Catania, la meta è in vantaggio, il gol di Tim, l'arma in più per coach Quadra, il power play nel roster iniziale della meta, ha trovato spazio, ha trovato il diagonale, Mammarella è battuto, si sblocca il risultato al minuto 3. E adesso cerchiamo di capire la reazione dell'Eco City Genzano, che ha fatto entrare là davanti con la maglia numero 21 Barra, attenzione a Luizinho, la finta, prova, ma c'è muro di un capitano rosso-azzurro, Carmelo Musumeci, il capitano anche della nazionale italiana, non dimentichiamolo, 17 gol in campionato per lui, altra grandissima stagione, Silvestri riesce a vincere di fisico su Barra, pallone che era, si era infilato nel corridoio, non c'è nulla, c'è la certezza del vantaggio della meta Catania dopo i primi 3 minuti di gioco, è scoppiato il Pala Catania che continua a riempirsi. Attenzione Gaetano Musumeci contro Mammarella, il colpo di testa esce di un soffio, aveva eluso l'intervento di Mammarella, poi il colpo di testa è uscito di un soffio, la meta vicino al 2-0. Barra, pallone adesso a Luizinho che si è spostato adesso a sinistra, è entrato anche Fantacele che controlla adesso ma non riesce a trovare conclusione, trova l'ultimo tocco, sarà calcio d'angolo per Genzano che adesso prova una reazione, Fantacele, Tim a mano aperta, Fantacele, sarà ancora calcio d'angolo, la partita è bella, è intensa, la meta in vantaggio però 1-0 grazie al destro di João Tim che ha battuto Mammarella.
team. Ancora lui, pallone lungo, era appostato sul secondo palo ancora Gaetano Musumeci. Fantacelle, la transizione di Silvestri che per poco non va ad anticipare Mammarella, si scontrano i due, gioco fermo. Tante emozioni in questi primi 5 minuti che sono volati via. Barra, viene avanti Fantacelle. Il pallone per Romano, la finta di Fantacelle, poi ancora Barra, la transizione di Carmelo Musumeci che va via, viene steso al limite proprio da Barra che si becca il cartellino giallo. Punizione dal limite. Aveva lavorato bene sulla transizione positiva Carmelo Musumeci assieme a Podda. Era andato via il capitano e poi Barra ha dovuto stendere il numero 22 della meta Catania. E adesso seguiamo questo calcio di punizione perché potrebbe andare anche Bocao di potenza o se no di giustezza. È pronto il capitano, Bocao si allontana, parte Carmelo Musumeci, largo, Podda! Michele Podda! No, l'arbitro ha annullato il gol. Cerchiamo di capire il perché, la meta rimane però in attacco. Gianluca al volo, Mammarella in calcio d'angolo. La meta è elettrica, la meta è sul pezzo. Genzano sta soffrendo l'aggressività dei rossoazzurri. È entrato adesso, è ritornato sul parquet Giovanni Pulvirenti, fuori Musumeci, angolo, c'è Fantacelle. Giovanni Pulvirenti è ritornato dopo l'infortunio al ginocchio, pensate un po', 10 gol anche per lui, provvidenza Pulvirenti, fuori Musumeci, sterza, Podda, manda al bar! Gastaldo, poi non riesce il tiro cross, sarà ancora calcio d'angolo per la meta che continua a pressare. Pallone fuori, Podda al volo, Mammarella! Poi ancora Pulvirenti, Gianluca! Gianluca! È il 2-0 della meta Catania! E sono passati solo 5 minuti, Gianluca l'ha messa dentro! E c'è subito time out, perché l'onda anomala rossa-azzurra è passata sopra Genzano! 2-0 e time out, ci fermiamo anche noi. Siamo sulla 1. La 2 stiamo un po' su pubblico. La 2 su pubblico, la 2 su pubblico. La 2 su pubblico. Va bene, piano, così, così ti voglio. Forza palla Catania! Da, da, via, da, da, via, da, da, via! Due a zero meta Catania, si riprende. Il time out per Genzano, si comincia a battere le mani al Pala Catania.
Fantacele, ancora la pressione di Gianluca, non stanno mollando un centimetro gli uomini di coach Quandara, che sta seguendo sempre in piedi la sua squadra. Attenzione a Fantacele, la chiusura di Silvestre, il fallo di De Oliveira che sta soffrendo tantissimo la pressione su di lui, non si è mai girato il numero 11 di Genzano. E adesso si alza l'urlo del Pala Catania e sono brividi qui nel futsal italiano, perché Catania fa sentire il suo urlo. Gianluca, limite, attenzione, Mammarella riesce a chiudere assieme a Romano. Anzi, è stato Gastaldo. Abbiamo superato le 2500 unità al Pala Catania. C'è una grande bolgia. E la metà qui ha il suo power play. Musumeci la mette dentro. Sarà calcio d'angolo, il pallone però è già uscito secondo il direttore di gara. Carmelo Musumeci, la finta, pallone per Gianluca, ancora Carmelo Musumeci, la chiusura però da parte di Bissoni che poi si appoggia a lui Zigno. Il break di Silvestri, Fantacele è imbarazzato e mette il pallone in fallo laterale, la meta rimane in avanti. Gianluca, Tim, la porta lui, la dinamica sempre uguale, ancora Gianluca, deve metterla in fallo laterale, chiede scusa Tim che ha sbagliato la misura stavolta del lancio. Intanto è tornato in campo Bocao, 9 gol in campionato per lui. Luizinho, Fantacele, la chiusura di Bocao su De Oliveira, l'ultimo tocco e ancora di Bocao, rimane in avanti. Bellissima atmosfera al Pala Catania questo pomeriggio. Bissoni la mette avanti, 2-0, lotta Giovanni Pulvirenti, solito leone a cercare di recuperare tutto, rincorre tutti. De Oliveira prova a girarsi, lo chiude bene Gianluca, attenzione perché parte Carmelo Musumeci in contropiede, petto in fuori, il capitano si ferma, scivola sul parquet, non c'è fallo, si ricomincia da Salomone. Pulvirenti per Tim. Ritorna Podda in campo, il pallone lungo, l'ultimo tocco di Bissoni. Carmelo Musumeci si lamenta col direttore di gara. È stato agganciato. Ancora Musumeci per Podda, cerca il blocco. Podda, attenzione, Michele Podda, la chiude Bissoni, poi prova a venire fuori De Oliveira, contropiede, 3 contro 1, Musumeci, Bocao, il gol di Bocao, il gol del 3-0, la meta, vola al Pala Catania. Sono partiti in contropiede senza fermarsi e al minuto 8 la meta è avanti 3-0, Genzano ancora non ha capito nulla. E adesso
godetevi il Pala Catania in festa. Ma la partita è ancora lunga, il futsal è pieno di insidie. La meta deve stare sul pezzo, ma è chiaro che la partenza è devastante, anche perché sono sul pezzo gli uomini di Quanra, che arrivano sempre prima sul pallone. È 3-0 al minuto 8, il gol di Bocao alla decima segnatura in campionato per il brasiliano. Meta che rimane in avanti. Si ricomincia ancora da Tim. Pallone troppo lungo, Salomone però va a lottare. L'ultimo tocco è di Bissoni, la rimessa laterale. Ripetiamo, una grandissima partenza della meta Catania, una partenza veramente veemente, trascinata da un Pala Catania che oggi fa registrare oltre 2500 presenze, una bolgia. E pensate, siamo ai quarti di finale, se la meta dovesse andare avanti sarebbe veramente importante, addirittura il sold out qui, come è successo proprio con la nazionale italiana di futsal. Vi ricordiamo, massima capienza qui al Pala Catania di 4850 spettatori. Rimane in avanti la meta. L'arbitro va a richiamare Salomone, Bissoni e Lo Cicero. Palla inattiva, dove Podda innesca. Arriva Tim, attenzione, ancora lui. Guadagna, ancora Tim. Pallone fuori, Mammarella poi scivola. Voleva provare la conclusione immediata con Tim fuori dai pali. Sono anche questi attimi, centimetri del futsal. Attenzione a De Oliveira, che suola per Lo Cicero. Brivido, ha provato a incrociare, non ha trovato la porta. L'ultimo tocco è molto probabilmente di Salomone, sarà calcio d'angolo per Genzano. Tim blocca facile, fa ripartire Anderson. Salomone. Attenzione a Podda, che aveva fatto un numero, è stato steso dallo Cicero, per l'arbitro non c'è nulla. Riparte Genzano, ma è aggressiva la meta, va a recuperare subito il pallone con Anderson, grazie anche a Podda. Ancora Anderson, doppio tocco, l'ultimo è di Genzano ed è di Bissoni. La meta rimane in avanti, Podda va adesso a puntare, Pina lo sfida. Si appoggia dietro per Tim, che è una grande risorsa con i piedi per la meta. Pallone che adesso finisce fuori. Ricordiamo, siamo a metà del primo tempo, la meta Catania è già avanti 3-0. Il gol di Tim, il raddoppio di Gianluca, il tris di Bocao in appena 8 minuti. Salomone, Bocao, Gaetano Musumeci va a lottare, viene pressato, ancora Salomone. Carmelo Musumeci, gestione della sfera, affrontato da Lo Cicero, se ne va il capitano, tiro cross, non trova maglie. Il capitano rossoazzurro, cambio, Bocao si riaccomoda in panca, torna sul parquet del Pala Catania. Maurizio Silvestri contro Barra, lo ferma ancora Silvestri,
ha vinto tutti i contrasti contro Barra fino a questo momento. E Quanra lo propone, palleggia Bocao e Silvestri, marcatura De Oliveira Barra. Ancora Barra, 1-2 con Pina, si porta il pallone fuori. La rimessa laterale sarà per la formazione rossoazzurra. Ricordiamo, in campionato grande equilibrio, ricordiamo che l'L84 ha avuto la meglio in gara 1 della Sandro Abate, ha vinto facile anche l'Olympus Roma in gara 1. Numeri, dicevamo, in campionato al quarto posto ha chiuso il campionato la Meta Catania con 55 punti, al quinto posto ha chiuso Genzano con 53, questione di veramente dettagli. Attenzione a Silvestri, Meta Catania, attenzione a Silvestri, Mammarella, poi Carmelo Musumeci ha provato di testa, ancora Mammarella, va in difficoltà Genzano quando viene pressato, attenzione a Fantacele, non ci sono tocchi, la rimessa laterale, Gianluca si è fatto male, occhio perché Gianluca si è fatto male, chiede il cambio, ha sentito tirare Gianluca, dice mi sono allungato e mi sa che è finita qui la partita per Gianluca, vedremo l'intervento da parte del dottore. Frana a terra di Gianluca, è intervenuto il dottore Giusti, sta cercando di capire se si è fermato magari al momento giusto o se no si è sentito tirare. Mani sul volto a dolore di Gianluca, vediamo se prova a rialzarsi. È una brutta perdita per la Meta quella di Gianluca. Carmelo Musumeci se ne va via, allarga per Podda. Intanto intervengono anche i fisioterapisti della Meta Catania per cercare di capire l'entità dell'infortunio per Gianluca. 8:20 da giocare, 3-0 il parziale. Silvestri ad anticipare ancora Barra, che commette ancora fallo da Tergo, era già ammonito Barra. Fantacele, Barra, pallone per Pedrigno che si lamenta. Gianluca zoppica un po', vediamo se vuole provare. Barra, Pedrigno, Fantacele contro Musumeci. Team, buona guardia, la Meta adesso sta gestendo questi minuti del primo tempo con un vantaggio importante di 3-0. Barra, Fantacele, questa è anche già una strategia adesso per la Meta, attenzione a Fantacele, 1-2 con Barra, le manone di Team a respingere. Una Meta che sta attendendo di più per partire magari sfruttando i metri e gli spazi che può concedere Genzano.
Il tiro cross provato da Romano. Andiamo. Intanto c'è time out per la meta Catania, anche nella gestione di Gianluca, che forse vuole provare. Noi ci fermiamo anche. Si ricomincia, mancano 7 minuti e 26 secondi alla fine del primo tempo. Gianluca è rientrato negli spogliatoi con lo staff sanitario della meta Catania, che prova a vedere e a testare l'entità. Dell'infortunio. Troppo lungo il suggerimento di Fantacele per Pedrigno. Troppo lungo, fasi di stanca in questo momento della gara, come se si sta ricaricando un po' le batterie. Il 3-0 è confortante per la meta, ma non rassicurante, che nel futsal 3 gol sono veramente pochi. Genzano però non sembra in questo momento sul pezzo per cercare di sconvolgere la gara, ma sappiamo come nel futsal sono questioni di veramente di accadimenti, di attimi per recuperare voglia, centimetri e punteggio. Per ora la gara, attenzione, gioco fermo perché ha sbattuto la testa contro la panchina, viene ammonito Bocao. Per l'intervento ai danni di Luizinho, che rimane a terra, ha sbattuto la testa contro il tavolo arbitrale. Gioco fermo qui al Pala Catania, 3-0 il punteggio, 6:43 da giocare. Tutto pronto per riprendere il gioco. L'intervento era stato su
De Oliveira, che deve essere medicato per un piccolo taglio alla testa, proprio perché ha sbattuto contro la postazione arbitrale. È stato ammonito Bocao, mancano 6:41 alla fine del primo tempo, sempre 3-0, la gara è molto spezzettata. Pulvirenti non riesce a calciare, Podda, pallone alto. Ci vuole l'intervento del Panno per asciugare il parquet del provvidenziale Orazio Santocono. Podda. Pulvirente si intromette, poi barra a chiudere su Salomone, attenzione allo scavetto, il pallone esce, Fantacelle non riesce, la rimessa laterale ancora per la meta Catania, poi ci prova Bocao, pallone sopra la traversa di Mammarella. Tiro, attenzione, c'è lo scontro tra Fantacelle e Bocao, per l'arbitro non c'è nulla. Luizinho, barra, adesso la partita è molto disordinata. Fantacelle, Bocao deve stare attento perché ha l'ammonizione che pende sulla testa. Fantacelle contro Podda. Dall'altra parte verso Bissoni, elude l'intervento, prova a ricominciare, la pressione di Podda, il recupero di Pulvirenti in surplax su Tim, che poi consegna a Bocao. Podda, attenzione perché Luizinho si è inserito, lo chiude Bocao, riparte Podda, è troppo lunga per Pulvirenti, troppi errori in questo momento. Lo Cicero perpendicolare, barra ancora verso Lo Cicero, inseguito adesso da Carmelo Musumeci. Anderson la va a chiudere, poi ancora Bissoni, attenzione perché parte Carmelo Musumeci, contropiede, Bocao si ferma, allarga per Anderson, ha capito tutto però barra, Anderson col fisico, Salomone d'astuzia a recuperare il pallone, poi lo gestisce Salomone, se lo porta però in fallo laterale. Luizinho la chiude Musumeci solo per un momento, Lo Cicero per De Oliveira che è ritornato in campo. Luizinho prova a sfondare, Anderson è in traiettoria, ancora Luizinho, ancora contro Anderson, leve lunghe, doppio rimbalzo, Bocao riparte, le finte su De Oliveira, ancora Bocao, pallone all'indietro dove c'è Tim, ecco il capitano Carmelo Musumeci, il doppio passo, se ne va via, tiro Mammarella sul primo palo, poi il pallone a campanile, ancora Mammarella, Anderson, Bocao, è il 4-0 della meta Catania,
al minuto 16 e 30 secondi. Si balla al Pala Catania e poker meta Catania e doppietta di Bocao, gol numero 11 in stagione. E al Pala Catania si continua a danzare sulle ali del gol, 4-0 per la meta Catania. .342 da giocare, la meta è avanti 4-0 contro Genzano, la doppietta di Bocao. De Oliveira, il pallone esce in fallo laterale. Lo Cicero anticipato da Silvestri, partita perfetta di Silvestri, mostruosa fino a questo momento. Poi Carmelo Musumeci non fa passare lo Cicero. De Oliveira, pallone dietro, lo Cicero, pallone alle stelle. Comincia il countdown della fine di questo primo tempo, mancano 3 minuti, la mette avanti 4-0, dominando la gara. Salomone, la chiude Luizinho. È in grande difficoltà Genzano nella gestione della partita, quando la meta viene in avanti sono sempre dolori. Ci ha provato adesso Musumeci, il pallone è uscito al lato. Musumeci contro De Oliveira, non gli concede nulla il capitano della meta Catania, che come al solito a questi appuntamenti arriva in una forma impressionante, tirato a lucido. De Oliveira, lo Cicero cerca spazi, poi Bissoni, Anderson, bravissimo, diagonale di chiusura perfetta di Anderson, che adesso si accomoda in panca. Ritorna sul parquet del Pala Catania Giovanni Pulvirenti. De Oliveira si gira, non trova la porta. 2:30 da giocare alla fine del primo tempo, non riesce il controllo. Luizinho, lo Cicero, Bissoni, perpendicolare, De Oliveira dietro, lo Cicero non inquadra la porta, ma bella la combinazione di Genzano. Questa è la prima vera azione costruita bene da Genzano. Pulvirenti va in pressione sullo Cicero, Luizinho deve arretrare il suo raggio d'azione. Poi De Oliveira contro Silvestri, ancora una volta Silvestri efficace.
bella partita di Maurizio Silvestri che va ancora in pressione. Luizinho, entriamo negli ultimi 90 secondi del primo tempo. Ancora De Oliveira. Sul primo palo c'è Tim a mettere il pallone in calcio d'angolo. De Oliveira, Luizinho, ancora De Oliveira. E la meta ha aggredito subito Genzano, ha trovato l'1-2. Poi ha trovato anche il Tris, poi ha gestito la partita e poi nel momento, nell'azione giusta, al posto giusto, ancora Bocao a mettere dentro il 4-0, ma prima nel mezzo non ha sofferto praticamente nulla la formazione di Quanera. Ancora Carambola che stava per favorire Pulvirenti, lo Cicero, viene avanti Romano, ancora lo Cicero, Luizinho, lo Cicero, il più vivo dei suoi, Luizinho ancora lui al limite, prova la giocata, Salomone però è bravo a non farlo partire. Ultimi 30 secondi, Carmelo Musumeci va via contro Romano, Musumeci, Mammarella a chiudere col piedone. 20 secondi e poi sarà break per la fine del primo tempo. Intanto è rimasto a terra Salomone, crediamo crampi per lui, sì, fa molto caldo oggi pomeriggio qui al Pala Catania. 22 secondi alla fine del primo tempo. È pronta la rimessa laterale da parte di Giovanni Pulvirenti. Va a cercare il capitano, addomestica. Ancora Pulvirenti, smista centralmente per Silvestri. 14 secondi. Team Pulvirenti di testa al centro dell'area, non c'è nessuno, va bene così. Finisce il primo tempo, meta Catania 4, Genzano 0, la domina, la sta vincendo bene la meta Catania. Ripetiamo i gol, la doppietta di Bocao, l'apertura con il gol di Team in mezzo, il gol anche di Gianluca che però si è fatto male ed è rientrato negli spogliatoi, vedremo la sua entità. Intanto break e fine primo tempo, ci risentiamo tra poco per la ripresa.
Ed eccoci ritornati al Pala Catania per l'inizio di questo secondo tempo. Vedete la meta Catania che fa il ritorno sul parquet di casa, parziale di 4-0 per la formazione rossoazzurra grazie ai gol di Tim, il raddoppio di Gianluca e poi il doppio Bocao per il parziale di 4-0. Genzano ha fatto veramente poco, lo dobbiamo dire. Adesso vedremo questo secondo tempo se ci sarà la reazione da parte della formazione dell'Eco City o se no tutto verrà rinviato al giorno 15. In gara 2, dove la meta Catania affronterà Genzano a casa dell'Eco City, l'eventuale gara 3 ancora qui al Pala Catania. Ma ancora è tutto troppo presto, dobbiamo vivere questi 20 minuti del secondo tempo. Allora, Tornatore va in porta e questa è la novità della ripresa, non c'è Tim che si accomoda in panca, quindi Tornatore in porta, Silvestri, Podda, Anderson, Carmelo Musumeci, nell'Eco City Genzano, Mammarella, Bissoni, Pedrigno, Fantacele e roster completato da Pina. Si ricomincia. Anderson, Podda, si intromette Pedrigno, poi Anderson, ancora Podda. 22 gol in stagione, troppo corto il suo passaggio. C'è poi Silvestri che riesce a recuperare su Pedrigno. Bissoni, raddoppiato, esce fuori bene però Pina per Pedrigno, affrontato da Podda, non riesce a trovare sparo, Fantacele. Intanto tornano a riaccomodarsi in tribuna gli oltre 2500 spettatori, Tornatore va a toccare il diagonale di Pina, pericoloso. Ancora Tornatore, blocca facile. Silvestri addomestica, Podda contro Pedrigno, si avvicina anche Pina, scavetto per Carmelo Musumeci, si riparte da lui, zona centrale del campo, ancora il capitano Anderson, aria piccola, viene strattonato da Bissoni, per l'arbitro non c'è nulla. La maglia è diventata extra large, si è visto da qui. Rimessa laterale in favore della meta Catania. Musumeci prova la carambola all'ultimo tocco. È proprio di Anderson. Pina. Fantacele, parte lui, la chiude Podda. Ancora Fantacele, stavolta va ad affrontarlo il capitano che lo chiude, bravo Musumeci, poi Pina, traversa clamorosa da parte di Pina, esce indenne la meta Catania, vicinissima al gol Genzano, la frustata del numero 10 di Genzano, Tornatore dice grazie all'incrocio dei pali. Ancora Pina, adesso sta pressando Genzano. Fantacele. Gaetano Musumeci, chiusura di Pedrigno in fallo laterale.
Attenzione, poi torna Tore. C'è l'ammonizione per il capitano Carmelo Musumeci. No, non c'è l'ammonizione, il fallo è di Pina. Cerchiamo di capire un po' quella che è stata la scelta dell'arbitro. Sì, il fallo di Pina, quindi non è giallo per Carmelo Musumeci. Il giallo invece è per Romano, da quello che abbiamo capito. È stato ammonito il numero 4 di Genzano. Si ricomincia. Bocao prova, provato direttamente da posizione siderale, lui però il destro ce l'ha abbastanza potente, il brasiliano. Intanto prova a uscire adesso Genzano con Fantacele, Loezegno. Lo spartito della partita in questo secondo tempo è uno spartito di grande gestione della meta Catania, che è sopra 4-0. Rischiare il meno possibile, non sprecare tante energie nella gestione anche di gara 2. Adesso c'è stata una chiusura splendida da parte di Bocao, che non ha permesso la conclusione. Bissoni, Fantacele, pallone fuori. 4-0, ci avviciniamo già al terzo minuto del secondo tempo. Tornatore ha preso il posto di Tim in questo secondo tempo. Bocao. Fantacele, la finta, poi pallone ancora per Pina, Romano, calcio d'angolo per Genzano. La meta sta lavorando bene anche in fase difensiva, sta concedendo poco. Alla formazione di Fazio, ancora Bocao, muro su Luizinho, poi la pressione di Carmelo Musumeci, Fantacele uscire fuori la sfera, si ricomincia. Bocao, Salamone, Bocao, ancora Boca, Gaetano Musumeci si gira bene, poi chiuso da Romano sul più bello, parte Fantacele, lo chiude ancora Bocao, che continua a chiudere qualsiasi cosa. Un lucchetto tattico per Quanra, che invita adesso Pulvirenti a scaldarsi. Salomone centralmente spazza via Pina sull'arrivo proprio di Bocao. Luizinho, ancora Pedrinho, Pina, affrontato a Gaetano Musumeci che lo chiude, poi carambola, l'ultimo tocco del giocatore di Genzano, la rimessa al laterale sarà per la meta Catania.
Pallone finisce fuori, molti errori. Doppia carambola adesso De Oliveira, Mammarella, De Oliveira, profondità. Ormai c'è una gestione della partita da parte della meta Catania, siamo già al quinto minuto della ripresa, sempre 4-0. Anderson, palo clamoroso, aveva anticipato Mammarella. Meta Catania vicinissima al quinto gol con Anderson. Luizinho, De Oliveira, ancora De Oliveira, Romano numero, non lo fa girare però Pulvirenti, poi interviene in maniera scomposta Romano sul Pulvirenti. Adesso bisogna però nello stesso tempo stare con i nervi ben saldi, perché il fattore nervosismo non deve giocare a sfavore della meta, che con grande sicurezza sta gestendo questo match. Salomone, c'è Mammarella, calcio d'angolo. Silvestri a corridoio, si è allungato però la palla, poi Pulvirenti in spaccata a spazzare via per togliere dall'imbarazzo. L'eventuale ripartenza lo Cicero. Centralmente per adesso De Oliveira. Lo Cicero. Pedrinho inseguito da Anderson, poi De Oliveira non riesce a guadagnare metri. Genzano. Fantacele chiama il movimento dei compagni, non lo trova ancora Fantacele. Il blocco di De Oliveira, ma non trova spazio. Poi neanche Bissoni. La meta difende benissimo. E la velocità anche in fase offensiva da parte di Genzano non è straordinaria. De Oliveira si gira, pallone al lato. Che è uscito secondo l'arbitro. Dodici e cinquanta da giocare. Silvestri, break, Musumeci, calcio di rigore per la meta Catania, ha aspettato il fallo
Carmelo Musumeci, guardate Silvestri che va a dire bravo capitano, è pronto a rialzarsi, il fallo di Fantacelle, calcio di rigore per la meta Catania. E adesso nuovi attimi. Sistema la sfera proprio il capitano. Qui c'è tanta storia anche in mezzo a un dischetto con il portiere più forte d'Italia, anche del mondo, Mammarella, contro il capitano attuale, lui che è stato capitano anche della nazionale italiana, contro l'attuale capitano della nazionale italiana Carmelo Musumeci. Insomma, due colossi uno contro l'altro. Parte Musumeci e 5-0, meta Catania, il cuore del capitano. E 5-0 Carmelo Musumeci, 18° gol in campionato. E c'è power play per Genzano sul 5-0, mancano 8 minuti. E quindi uomo in più che viene provato da Genzano. Una bolgia il Pala Catania, una bellezza per lo spettacolo del futsal italiano. Catania è un grande spot per questo sport, esaltato dalle prestazioni della meta Catania. Bravo tornatore. Continua a stare su Genzano, è l'unico sforzo. Luizinho, tornatore con la manona a parare sul primo palo. Pallone che esce fuori, tornatore lungo verso Carmelo Musumeci, calcio d'angolo, l'ultimo tocco di Fantacelle. Undici e venti da giocare, la meta conduce 5-0. Parte Fantacelle, ma indovinate un po', c'è ancora Maurizio Silvestri. De Oliveira, anche la gestione dei portieri per la meta Catania è qualcosa di molto importante. Primo tempo tutto team, ripresa con tornatore e hai due portieri di grande livello. Intanto ha provato il colpo da biliardo Giovanni Pulvirenti, non è andata bene. De Oliveira, Fantacelle.
lo Cicero, ancora power play. Ha provato ancora Genzano, nulla di fatto, ritorna la parità numerica, ritorna Mammarella tra i pali, poi è pronto a uscire nuovamente adesso. Ritorna il power play per Genzano, cambi anche per la meta adesso. Salomone, Silvestri, Pulvirenti, Carmelo Musumeci, tornatore rimane tra i pali. Genzano continua con l'uomo in più, 9.44 da giocare. Pallone in fallo laterale, la chiusura di Salomone. Pallone che esce adesso fuori, tornatore pronto a trovare profondità, Carmelo Musumeci ad anticipare Bissoni, il pallone esce di poco, vicino al sesto gol, la meta Catania ancora col suo capitano. De Oliveira, Luizinho, ancora De Oliveira, non riesce a mettere dentro Bissoni, poi Podda non trova la porta. Gioco fermo. Si ricomincia con Genzano che prova il possesso, il pallone però esce fuori, tornatore cerca subito profondità, la chiude per Opina, ancora De Oliveira, Fantacele, tornatore, mano aperta sopra la traversa. Crediamo che il computo totale possiamo darlo con un Pala Catania vicino ai 2.800 spettatori. Musumeci intercetta, poi spazza via, Fantacele sbaglia, Salomone, Pulvirenti non riesce a trovare lo spazio, la rimessa laterale però è per la meta Catania. Pallone nel cuore dell'aria, poi Salomone lo gira, pallone alto. Musumeci elude l'intervento, palleggia.
a Gastaldo che poi lo stende. La punizione sarà ancora per la meta, 7:42 da giocare. Pulvirenti esce però in maniera provvidenziale Mammarella. De Oliveira viene fermato, ancora De Oliveira, Fantacele, ritorna il power play con Luizinho. Ultimi 7 minuti di gara, la meta è avanti, 5-0. Doppietta di Bocao, team di Alluca e Carmelo Musumeci sul rigore, tornatore, bravissimo tra i pali in questo secondo tempo. Salomone sbaglia lo scucchiaiamento, lo chiamiamo così, poteva anche mirare col piattone. Avanza Pina, Luizinho, ancora Luizinho, tornatore, ha piazzato ancora bene, bravo, ha fatto passare nulla il portiere rosso-azzurro. Ancora Luizinho, la meta però si sta muovendo bene nella fase di non possesso. Tornatore, vai a intercettare ai 4 secondi. Salomone, Pulvirenti, gestisce bene il pallone, la meta. Ancora Pulvirenti, Carmelo Musumeci e il Pala Catania continua a rumoreggiare, continua a incitare gli uomini di Quanra che sono avanti in maniera netta, 5-0, hanno dominato questa gara fino a questo momento, ultimi 5 minuti di gara. Tornatore! Poi Musumeci, Silvestri, Pulvirenti, tutto solo, Giovanni Pulvirenti, gioco partita incontro 6-0, meta Catania, 6-0 meta Catania, e chi ha segnato? Il numero 6, Giovanni Pulvirenti. E gara 1 mi sa che va in saccoccia, 5:35. Genzano continua il possesso. Bissoni, pallone fuori. Luizinho. Entriamo negli ultimi 5 minuti della partita, la meta ormai è saldamente avanti, 6-0. Adesso appuntamento a gara 2, c'è il gol di Luzigno, il 6-1 per Genzano.
Pallone troppo lungo da parte di Tornatore. Ancora cambi per Quandra. La metà deve solo fare scorrere il crono. Salomone ancora porta libera, pallone di poco fuori, bella la parabola di Salomone, sarebbe stato gol. Bissoni, la sterzata di Fantacele, in fallo laterale Silvestri. Entriamo negli ultimi 4 minuti di gioco. Attenzione a Tornatore, muro su Fantacele, Luizinho, Pina, ancora Fantacele, tacco per Barra. Ci avviciniamo agli ultimi 180 secondi, Carmelo Musumè ci prende la mira, pallone fuori, vicino alla doppietta personale. Dopo il 18° gol in campionato, il capitano ha provato ancora a bucare la porta di Genzano, che torna adesso su nuovamente col power play. Siamo ormai agli ultimi accadimenti della partita. Barra, Luizinho, Fantacele affrontato, chiuso, Bissoni, Fantacele non se la sente di tirare, ancora lui, poi Barra, pull, Musumeci straordinario sulla linea, il capitano va a salvare anche un gol fatto. Salomone Pulvirenti, la palla entra in gol, la doppietta di Giovanni Pulvirenti che continua a godere, 7° gol, doppietta personale, 12° gol in campionato per Giovanni Pulvirenti. Uno, meta Catania. Sette uno. Anderson la va a chiudere. Laterale in favore di Genzano, secondo l'arbitro, l'ultimo tocco. Salomone va a rincorrere la sfera, la domestica, poi Anderson, ancora Salomone, vince tutti i contrasti Anderson, Podda se ne va via, poi subisce fallo Bissoni, il fallo è del numero 8 della meta Catania.
Ultimo minuto, ultimi minuti, due minuti anzi, sono appena trascorsi, sono andati via. 1 minuto e 50 secondi alla fine della partita. Pedrinho dentro, l'ultimo tocco è di Gaetano Musumeci. Entriamo negli ultimi 90 secondi. Tornatore va a bloccare, non accelera, non ha bisogno. La chiusura di Bissoni con il lancio verso Anderson. Silvestri. La pressione di Pedrinho, Podda la gioca dietro. Ancora Silvestri, affrontato da Fantacelle, il pallone finisce direttamente in zona d'attacco ancora per Genzano, che prova le ultime cartucce, il pallone però è uscito. Rimessa dal fondo per la meta Catania, 57 secondi. Pallone che esce. Siamo ormai ai titoli di coda della partita. Silvestri viene fermato, sarà fallo laterale ancora per la meta Catania, 42 secondi alla fine della partita, 7-1 per la formazione rossoazzurra. Secondi, Silvestri viene fermato, attenzione alla conclusione con Podda che va a chiudere. 20 secondi alla fine di questa prima. Bissoni affrontato ancora da Salomone. Non trova spazio Pedrinho, ormai 7 secondi. Pallone che esce fuori, ma ormai sono solo dettagli. Ultimi 5 secondi. Ci prova Bissoni. Gli ultimi secondi, 1 e finisce così. La meta Catania batte Genzano per 7-1, questo è il risultato di gara 1 dei playoff di questi quarti di finale. Gode la meta Catania in gara 1, adesso appuntamento al 15, gara 2 a Genzano e adesso bordo campo per le interviste.